Ci benedica Dio il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Cristo Verbo del Padre, Re glorioso fra gli angeli, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che è compiuta ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, Dio mio, che concedi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, e non la spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. Con Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Il Signore non vi nasconde il suo volto, se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini,
scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli. Su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Destati, Signore, non respingerci per sempre. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo tradito la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni il nostro aiuto. Salvaci per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Destati, Signore, non respingerci per sempre. Irradia su di me la luce del tuo volto. Insegnami sapienza, o Signore. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore degli eserciti: sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore mi infiamma per lei. Dice il Signore: tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città della fedeltà e il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Dice il Signore degli eserciti: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. Dice il Signore degli eserciti: se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi, dice il Signore degli eserciti. Così dice il Signore degli eserciti: ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e d'Occidente. Li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme. Saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. Dice il Signore degli eserciti: riprendono forza le vostre mani. Voi in questi giorni ascoltate queste parole dalla bocca dei profeti.
Oggi viene fondata la casa del Signore degli eserciti con la ricostruzione del Tempio. Ma prima di questi giorni non c'era salario per l'uomo, né salario per l'animale, non c'era sicurezza alcuna per chi andava e per chi veniva a causa degli invasori. Io stesso mettevo gli uomini l'un contro l'altro, ora invece verso il resto di questo popolo io non sarò più come sono stato prima, dice il Signore degli eserciti, è un seme di pace. La vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i cieli daranno la rugiada, darò tutto ciò al resto di questo popolo. Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e di Israele, così quando vi avrò salvati, diverrete una benedizione. Non temete dunque, riprendono forza le vostre mani. Così dice il Signore degli eserciti, come decisi di affliggervi quando i vostri padri mi provocarono all'ira, dice il Signore degli eserciti, e non mi lasciai commuovere, così invece mi darò premura in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme e a casa di Giuda, non temete. Ecco ciò che voi dovrete fare. Parlate con sincerità ciascuno con il suo prossimo. Veraci e sereni siano i giudizi che terrete alle porte delle vostre città. Nessuno trami nel cuore il male contro il popolo proprio fratello. Non amate il giuramento falso, poiché io detesto tutto questo, oracolo del Signore. Dice il Signore degli eserciti, anche popoli e abitanti di numerose città si raduneranno e si diranno l'un l'altro, su, andiamo a supplicare il Signore, a trovare il Signore degli eserciti, ci vado anch'io. Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a consultare il Signore degli eserciti e a supplicare il Signore. Dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un giudeo per il lembo del mantello e gli diranno, vogliamo vivere con voi perché abbiamo compreso che Dio è con voi. Ecco, dalla terra d'Oriente e d'Occidente, io salvo il mio popolo. Riprendano forza le vostre mani per le parole dei profeti. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri. Riprendano forza le vostre mani per le parole dei profeti. Dai trattati su Giovanni di Sant'Agostino Vescovo. Nessuno viene a me se non lo attira il Padre. Non pensare di essere attirato contro la tua volontà. L'anima è attirata anche dall'amore. Ne dobbiamo temere di essere criticati per queste parole evangeliche della Sacra Scrittura da quanti stanno a pesare le parole ma sono del tutto incapaci di comprendere le realtà divine. Costoro potrebbero obiettarci, come posso ammettere che la mia fede sia un atto libero se vengo trascinato? Rispondo, nessuna meraviglia che sentiamo una forza di attrazione sulla volontà.
anche il piacere ha un tale forza di attrazione. Che significa essere attratti dal piacere? Cerca la gioia nel Signore ed Egli esaudirà i desideri del tuo cuore. Esiste dunque una certa delizia del cuore, per cui esso gode di quel pane celeste. Il poeta Virgilio poté affermare: ciascuno è attratto dal proprio piacere, non dunque dalla necessità, ma dal piacere, non dalla costrizione, ma dal diletto. Tanto più noi possiamo dire che viene attirato a Cristo l'uomo che trova la sua delizia nella verità, nella beatitudine, nella giustizia, nella vita eterna, dal momento che Cristo è proprio tutto questo. O forse che i sensi del corpo hanno i loro piaceri e l'anima non dovrebbe averli? Se l'anima non ha le sue delizie, come mai il Salmo dice: si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie? E in te la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la luce. Dammi uno che ami e capirà quello che sto dicendo. Dammi uno che arda di desiderio, uno che abbia fame, che si senta pellegrino e assetato in questo deserto, uno che sospiri alla fonte della patria eterna. Dammi uno che sperimenti dentro di sé tutto questo ed egli capirà la mia affermazione. Se invece parlo ad un cuore freddo e insensibile, non potrà capire ciò che dico. Tu mostri ad una pecora un ramoscello verde e te la tiri dietro. Mostri ad un fanciullo delle noci ed egli viene attratto e la corre dove si sente attratto. È attirato dall'amore, è attirato senza subire costrizione fisica, è attirato dal vincolo che lega il cuore. Se dunque queste delizie e piaceri terreni presentati ai loro amatori esercitano su di loro una forte attrattiva, perché rimane sempre vero che ciascuno è attratto dal proprio piacere, come non sarà capace di attrarci Cristo che ci viene rivelato dal Padre? Che altro desidera più ardentemente l'anima se non la verità? Di che cosa dovrà essere avido l'uomo, a qual fine dovrà desiderare che il suo interno palato sia sano nel giudicare il vero, se non per saziarsi della sapienza, della giustizia, della verità, della vita immortale? Dice perciò il Signore: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia quaggiù, perché saranno saziati. Vi concedo quello che ama, gli rendo quello che spera. Vedrà quello che ora senza vedere accetta per fede. Si ciberà di ciò di cui ora ha fame. Sarà dissetato con ciò di cui ora ha sete. Ma quando e dove? Nella risurrezione dei morti, perché io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Ha scritto nei profeti, tutti saranno allacciati da te. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui
viene a me. Fin dal mattino, oh Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si aggancia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te, portando le mie mani, sono davanti a te come terra rasa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia della tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, oh Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succherete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Sperate con le delizie la massa del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, le ginocchia saranno accarezzate. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno orgogliose come erba fresca. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a lui conviene.
Del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Tu sei il mio aiuto. Santo, al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Dal tuo popolo, Signore, la conoscenza.